Sono giorni di lavoro senza sosta in ospedale all'Aquila. Si lavora di sabato e domenica per adeguare il nosocomio del capoluogo alle esigenze dettate dall'emergenza Covid-19. A pieno regime si arriverà a 250 posti letto per i pazienti Covid. 10 in più saranno attivati entro qualche giorno all'ospedale del G8. 40 posti sono già pronti negli ex reparti di medicina. A breve, dovrebbe essere operativo entro pochi giorni, aprirà anche un laboratorio per l'analisi dei tamponi che darà risposte entro 5 ore. Intanto si stanno separando le due zone riservate al Covid in ospedale, la zona nord e quella sud, con percorsi e accessi diversi per operare nella massima sicurezza. I posti letto saranno così ripartiti, 250 come si diceva nel totale, 40 circa in terapia intensiva e semi-intensiva al G8, circa 100 all'ex medicina, 120 ne verranno fuori alla fine dei lavori al Delta 7 già finanziati. Anche pneumologia passa da 15 posti letto a 28. Sono state consegnate intanto le prime mascherine FFP2 e FFP3 per mettere in sicurezza i sanitari. È stata una domenica di lavoro per l'assessore regionale Guido Liris, che ha assistito alla consegna dei dispositivi e ha fatto un sopralluogo nei reparti che saranno destinati al Covid. Anche il primario di anestesia e rianimazione, Franco Marinangeli, ha mostrato sul suo profilo social le immagini della domenica in ospedale. Questa complessa riorganizzazione con più posti letto naturalmente pone il problema del personale. Servono medici e infermieri qualificati. A tal proposito la Wiltemp, con il segretario regionale Maurizio Sacchetta, da tempo aveva lanciato l'allarme pesante sui 350 lavoratori, infermieri, tecnici di laboratorio, di radiologia e amministrativi, che rischiano di andare a casa sostituiti da altro personale a tempo determinato. L'unica ASL che in questo momento particolare non rinnova i contratti, mentre in tutta Italia i contratti si prorogano. Questa sarebbe l'ennesima beffa per i 350 lavoratori somministrati che da anni lavorano e mantengono un servizio essenziale nella ASL dell'Aquila. Noi riteniamo che invece in questo momento sia opportuno stabilizzare e non sostituirli con altro personale che magari è meno esperto, proprio vista l'emergenza che stiamo vivendo.